Ciao Andrea, benvenuto, come stai? Ciao Giorgio, molto bene, grazie veramente di questo invito. Senti, allora, hai scelto una bella immagine. Di che si tratta? Perché hai scelto questa foto? Che storia c'è dietro? Cioè, la scelta dell'immagine cade, diciamo, su un'immagine positiva. Cioè, volevo presentare una bella immagine su un tema che invece spesso è drammatico, perché è quello della rotta balcanica, quindi dei migranti che partono dai loro paesi di origine per arrivare in Europa. Questa foto che propongo è una foto che, diciamo, è un po' l'epilogo di questo viaggio, di questo progetto. È una foto scattata a Trieste, che è appunto la città di arrivo per molti di loro, ed è pure la città di questi volontari dell'associazione Linea d'Ombra, con cui, diciamo, sono partito per 2 volte per il confine tra Bosnia e Croazia. In particolare la foto è proprio fa vedere questo abbraccio tra Lorena Fornasir e Umar, che è un giovane rifugiato pakistano che Lorena aveva incontrato nei suoi viaggi precedenti sul confine, dove va insieme al suo compagno Gian Andrea a portare aiuti ai volontari, all'associazione sul territorio. L'incontro con Umar era avvenuto vicino a Velika Kladuša, che è questa città di confine tra Bosnia e Croazia. Siamo nel cantone Unasana della Bosnia-Erzegovina e sul confine, appunto, Lorena incontrò questo ragazzo che camminava malamente lungo la strada e che aveva una grave ferita sulla gamba, un'ustione provocata dalla polizia di frontiera. Questo era il suo racconto. Per cui Lorena era rimasta in contatto con lui. Quando io poi sono andato con Lorena e Gian Andrea nel primo viaggio, che risale al Natale del 2019, lo abbiamo rincontrato fuori al Bira Camp, questo campo, questa struttura organizzata che è gestita dallo IOM, che è un'agenzia del UNHCR che si occupa specificatamente di migranti, che con contributi europei, diciamo, ha messo su una serie di strutture utilizzando, nel caso specifico del Bira Camp, una vecchia fabbrica abbandonata. E Umar era lì fuori. Era fuori, diciamo, la fabbrica e Lorena stava aiutando, come al solito, altri ragazzi, curandoli, portando loro aiuti di vestiario, cibo. E poi con Umar, quello stesso giorno, siamo andati a mangiare fuori, mi ricordo bene perché era il suo compleanno. Quindi io ho conosciuto Umar in questo primo viaggio. E poi niente, poi siamo rientrati e poi sono ripartito con loro a febbraio, quindi un anno fa. Più o meno facendo lo stesso percorso, Umar non c'era più. Sapevamo che aveva provato per l'ennesima volta questo passaggio attraverso le montagne di confine per entrare in Croazia, Slovenia e poi in Italia, però non avevamo notizie precise. Dopo qualche giorno rientriamo a Trieste. Io avevo deciso di rimanere ancora lì qualche giorno per raccontare proprio questo arrivo, quindi visitare alcune delle strutture che sono gestite, per esempio una in particolare la comunità di San Martino, al campo, che anche lì offre, diciamo, un primo soccorso. E poi dopo, anche sul suggerimento di Lorena, che quella mattina non era venuta con me perché faceva la nonna, stava lì col suo nipotino a casa, ma mi aveva dato una serie di informazioni, così di consigli su come muovermi in città per incontrare queste realtà. A un certo punto, dopo pranzo, io mi reco fuori alla stazione, la stazione principale di Trieste, dove c'erano appunto volontari che distribuivano anche lì alimenti, vestiario. E dopo un po' il mio sguardo si incrocia con lo sguardo di un ragazzo, e ci riconosciamo al volo, era Umar che era arrivato. Finalmente era riuscito a entrare in Italia, era entrato appunto in contatto con queste prime organizzazioni di aiuto e chiaramente mi chiede subito di Lorena. Lui non aveva più telefono in quel momento e quindi niente, quindi niente, insomma, dopo che ci abbracciamo, eccetera, si decide di andare a casa di Lorena.
e quella foto la scatto proprio quando loro si rincontrano. E insomma, per me era un momento così conclusivo, anche bello di tutta questa storia, perché io inizialmente ero partito con l'idea appunto di raccontare la rotta balcanica, ho chiaramente provato a raccontare anche, diciamo, i migranti, però poi, diciamo, mi sono molto appassionato alla storia di questi volontari, obiettivamente, che mi comunicavano un'energia, una passione così forte, tanto forte quanto quella dei giovani che tra mille difficoltà comunque cercavano di trovare appunto una soluzione migliore, un mondo migliore, diciamo, e quindi affrontavano tutte queste difficoltà in questo viaggio così lungo, così pericoloso. E quindi questa foto, che è avvenuta anche in maniera un po' casuale, obiettivamente, anzi assolutamente casuale, mi sembrava così la giusta fine, una fine positiva, anche se sappiamo bene che, diciamo, è una tra le tante. Senti, dimmi. Andrea, questa immagine che hai scelto esprime, insomma, si vede, esprime umanità sincera tra Omar e Lorena. E qual è il ruolo che Lorena e il suo compagno svolgono? Beh, loro, diciamo che appunto svolgono un doppio ruolo. Diciamo, prima della quarantena loro hanno fatto per 2 anni quasi 20 viaggi sul confine. Appunto in questo cantone Unasana, sul confine tra Bosnia e Croazia, nella città di Bihać in particolare, e anche di Velika Kladuša, e loro raccolgono fondi sostanzialmente attraverso questa loro associazione, che poi reinvestono in parte comprando beni di prima necessità, scarpe, vestiario, giubboni, giubbetti, diciamo, per il viaggio, sacchi a pelo e così via, e alimenti, e poi in parte vengono consegnate ad alcune associazioni che lavorano sul territorio, diciamo. Hanno in questo periodo loro costruito, diciamo, una serie di relazioni importanti con persone bosniache che lavorano lì sul territorio, per cui diciamo, hanno un rapporto diretto con loro, più che con le grosse organizzazioni internazionali di ONG che lavorano sul territorio. Quindi, senti, Andrea, quali sono le storie che hai raccolto lungo questa rotta balcanica? Ma le storie sono, obiettivamente, come possiamo immaginare, tutte molto, diciamo, partono da situazioni drammatiche, e questo dramma continua a crescere durante il viaggio, perché comunque sono viaggi che durano mesi, a volte anche anni, per cui e sono sempre fatti in condizioni di grande difficoltà, sia logistica, sia proprio di relazioni umane, cioè sempre molto, per loro è complicato trovare, diciamo, una sponda, un aiuto. Però, diciamo, la cosa che veramente mi ha sorpreso ancora di più di queste cose, comunque immaginavo, è stata l'energia positiva, la voglia. Io, per esempio, mi ricordo nel primo viaggio, era poco prima del Capodanno, che stavamo rientrando appunto dal confine di Velika Kladuša, abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi arabi, perché tra l'altro la cosa che ho scoperto è che, sì, è vero, molti vengono da Afghanistan, Pakistan, Siria, Iran, però c'è un grande numero di persone che vengono dal Maghreb, che possono facilmente raggiungere la Turchia e poi da lì si incamminano. Diciamo, è un percorso lungo, pericoloso, ma forse meno dell'attraversamento del Mediterraneo. E loro, mi ricordo bene, che ci guardarono con un sorriso veramente di quelli struggenti, e ci augurarono buon Capodanno, con l'augurio di incontrarci in Europa, con una volontà, con una voglia, diciamo, di riuscire, che raramente io vedo, diciamo, dall'altra parte del mondo. Nel mondo in cui vivo, nella realtà in cui vivo, per esempio, che ora viviamo tutti con questa grande incertezza, no, del futuro, di quello che sarà, del nostro lavoro, le nostre relazioni umane, sembrano tutte andate un po' in crisi con questo virus, ecco. Ti assicuro, insomma, che in quella condizione, durante quel viaggio, vedevo tutto sommato una voglia di provarci, di riuscirci, una,
una positività, nonostante obiettivamente una situazione molto più complessa di quella che stiamo vivendo noi, che qui non mi capita di vedere, o mi capita molto raramente. Quindi diciamo la cosa che, al di là diciamo delle storie drammatiche che loro mi raccontavano, diciamo la cosa che più mi ha colpito è stata, per la maggior parte, è chiaro che ci sono anche lì situazioni di persone invece che le vedi disperate, depresse, che non vedono un futuro, però diciamo la maggior parte di queste persone, che peraltro sono anche molto giovani, e, diciamo è proprio questa energia che è più comune, o questa voglia di riuscire, di in qualche modo però di arrivare per migliorare la loro condizione. Questo è qualcosa che è, insomma, che mi ha veramente colpito. Andrea, so che l'attività di Lorena, come l'attività di altri volontari che cercano in modo del tutto spontaneo di aiutare questi migranti, insomma, in tutti i modi, in qualche modo gli si ritorce contro, no? Sì, diciamo che questa è anche una delle ragioni che mi ha aiutato a scegliere la fotografia, perché insomma quando si era parlato di questa collaborazione, di questa cosa che mi chiedevi di fare, chiaramente la scelta della foto era diventata un problema un po' per me. Invece poi proprio in questi giorni Lorena l'ho risentita e ho seguito un po' le loro vicende, perché hanno subito una perquisizione, diciamo, della polizia, sono stati sequestrati i loro telefoni, computer, libri contabili, perché la loro casa è anche sede della loro associazione, perché diciamo c'è di fondo un'incriminazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Hanno reso pubblico, diciamo, il loro impegno, che è un impegno non solo solidale, ecco, diciamo loro ci tengono molto in questo, diciamo, e per questo li apprezzo anche molto, diciamo parlano di una scelta politica, diciamo la loro è una scelta politica, diciamo il voler mostrare che esiste anche una parte di società che non gira lo sguardo rispetto a certe problematiche, ma che si impegna in prima persona rispetto a delle questioni che sono di tutti, sono questioni umanitarie che ci in qualche modo ci coinvolgono tutti. Senti Andrea, un'ultima domanda. Dal punto di vista, quando diciamo un fotografo affronta questi temi umanitari, quindi si trova davanti a delle storie insomma drammatiche, a persone che sinceramente hanno difficoltà, hanno sofferto, hanno lasciato tutto a fronte di un futuro incerto, come gestisci emotivamente, qual è il tuo coinvolgimento nel rapporto con queste persone quando le fotografi, quando lavori con loro? Il mio coinvolgimento è totale, nel senso che io poi torno da questi viaggi che sto insomma veramente sconvolto in un certo senso, però anche ricco di energie in qualche modo, cioè li considero persone normali, ecco, non li vedo nella loro condizione, quando li incontro mi considero pari a loro e loro pari a me, chiaramente con le dovute poi differenze, perché poi torno a casa e sto tranquillo, quindi questa cosa rimane dentro, però diciamo sono disponibile, cerco di essere completamente disponibile, cioè mi metto un po' a nudo come loro d'altra parte si mettono a nudo con me, diciamo raccontandomi o facendomi vedere la loro condizione, perché io magari entro in una fabbrica abbandonata, li vedo che stanno lì sotto le coperte o che si accendono un fuoco per riscaldarsi un caffè o prepararsi qualcosa, loro si mostrano in tutta la loro povertà, in tutta la loro mancanza del minimo diciamo necessario per avere una vita dignitosa in qualche modo, eppure si mostrano con la loro dignità. Cerco di essere anch'io come loro, mi siedo con loro, cerco di raccontare anch'io le mie ragioni per cui sono lì, sperare che poi raccontare certe cose in qualche modo possa migliorare la loro questa realtà così drammatica. Senti, mi ricollego a questo concetto che penso sia molto importante, vedo e sento nelle tue parole di sincerità nei confronti di queste persone. Però dal canto mio, diciamo, ho notato sempre, diciamo, abbastanza spesso che questi temi vengono utilizzati, non sempre, ma a volte,
dai fotografi per farsi breccia all'interno del mondo della fotografia, premi, foto editor, mettersi in mostra. Quindi a volte è evidente questo fatto, lì dove io percepisco che questi temi vengano sfruttati dai fotografi, ovviamente da alcuni, non da tutti, per carità, per diciamo anteporsi all'obiettivo. Quindi in realtà la scusa del migrante è una scusa per mettersi in mostra. Che consigli daresti tu a chi affronta certi temi? Perché immagino, da quello che dici tu, ma a quello che è anche la mia esperienza, sono temi molto delicati perché si hanno a che fare con persone che veramente hanno delle difficoltà e veramente hanno sofferto. Quindi spesso, non voglio fare un ordine statistico, però insomma mi è capitato di vedere sovente che questa sofferenza viene poi come dire, riutilizzata per mettersi in mostra, no? E questo lo trovo assolutamente indecente, come anche immorale, insomma, come tipo di atteggiamento. Tocchiamo un tasto dolente qui. Molto dolente. E, beh, spesso poi appunto chi si occupa di questi temi viene appunto tacciato di sfruttare il dolore degli altri. Questo è qualcosa che ha delle basi di verità, come dici tu. E, mi ricordo una volta ero andato a Perpignan a vedere queste letture di portfolio e c'era un famoso fotografo magno, molto incapace, molto poco bravo a ricordare i nomi, però insomma che e c'era questo ragazzo, gli aveva portato delle foto, un giovane fotografo, e gli chiedeva se poteva, ed erano di homeless, persone senza casa, e gli chiedeva e diceva che lui avrebbe voluto farne una mostra in una galleria d'arte, e mi ricordo che lui lo trattò malissimo, dicendo appunto che non può essere confusa l'arte dalla documentazione sociale, cioè sono due cose, in un certo senso forse un po' questo risponde alle tue, a quello che mi dici tu, cioè da una parte sia necessario per chi ha voglia e forza di fare questo tipo di racconto, diciamo, sociale, perché sono ancora convinto che comunque molte delle discriminazioni e delle ingiustizie nascono proprio dall'ignoranza, quindi diciamo che la fotografia di documentazione sociale può in qualche modo sollevarci da questo stato di ignoranza, cioè farci comprendere e conoscere meglio certe realtà per poterle poi capire meglio e non vivere discriminandole, no? Ma in qualche modo cercando di accettarle, di capirle e magari di dare delle risposte. Per quanto riguarda così appunto consigli, io sinceramente non saprei che consigli dare, cioè poi alla fine uno deve un po' seguire il proprio cuore, la propria anima e la propria etica. Io credo che di fronte a tutto questo c'è un'etica, diciamo, da seguire. Ci vuole quella empatia, quella fiducia reciproca, quel tempo pure che spesso il nostro lavoro non ci dà più, cioè di poter appunto vivere vicino a queste persone, trovare le persone avvicinate, persone che soffrono, si vogliono raccontare in modo da poterle poi raccontare in maniera umana, ecco, e non per poter sfruttare, diciamo, quella loro condizione per poter in qualche modo io averne vantaggio, io come fotografo. Quindi diciamo, un po' riassumendo, chi si occupa di temi sociali di un certo tipo, insomma, che inglobano in sé diciamo una certa storia di sofferenza, drammaticità, il fotografo, se almeno per quello che mi riguarda, deve essere assolutamente al servizio del soggetto, cioè di chi fotografi. Non è importante il fotografo, ma è importante la storia che stai raccontando, perché è una specie di missione umanitaria anche quella, no? Cioè il fotografo si rende strumento per, come dire, diffondere le storie degli altri, non diffondere la propria bravura e la propria, come dire, il proprio valore estetico nelle immagini, eccetera. Insomma. Sì, sono d'accordo, penso che questa sintesi sia chiara ed è proprio quello, cioè secondo me anche un modo è quello di evitare di essere troppo visibili nelle immagini che facciamo, cioè di rendere troppo estetiche certe immagini che invece forse semplicemente rimanendo didascaliche, no? Con un racconto didascalico forse riescono appunto a essere più rispettose dell'altro, a mettere in primo piano l'altro e non il fotografo, no? Forse quello potrebbe essere anche un mezzo, un metodo, diciamo, con un linguaggio fotografico, diciamo, che in qualche modo può diciamo, evitare di essere noi
autori, diciamo, i protagonisti, no? Mi viene, però questo mi viene abbastanza naturale, diciamo. Cioè, cerco sempre di evitare diciamo, le immagini estremamente estetiche o di considerare l'estetica come il valore principale delle mie immagini quando racconto certe cose. Cioè, io devo rubare un po' l'anima, cosa che spesso, diciamo, quando mi viene detto tu mi rubi l'anima, io rimanevo un po' così, però è veramente quello che vorrei cercare di fare, cioè di rubare l'anima delle persone per poterla poi però in qualche modo condividere, no? Senti Andrea, il nostro tempo è, diciamo, volge al termine, è stata una chiacchierata molto bella e interessante. Io a questo punto concluderei suggerendo a molti di leggere il libro famoso di Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, che è un libro, diciamo, che in qualche modo ribalta questa tematica e ci pone di fronte a interrogativi importanti. Ti ringrazio di questa bella chiacchierata, ti auguro buon lavoro e ci teniamo aggiornati per eventuali altre chiacchierate. Grazie tanto, grazie veramente. A presto. Un abbraccio Andrea, a presto. Ciao, 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 grazie mille. Ciao, ciao.